Licio Gelli è morto. Licio Gelli è morto. Io non avrei voluto parlare di Licio Gelli perché ho già dedicato tanti video alla massoneria. Però l'amico Paolo mi dice: no, no, parlane tu, perché tu, Serafino Massoni, sei capace di inquadrarle per bene le situazioni. Beh, sì. L'amico Paolo ha ragione, io sono capace di inquadrarle per bene le varie situazioni, eh. Non è un caso che ora ci sia questa mia storia della filosofia, capito? Beh, Licio Gelli è morto, cari amici, è morto. E una cosa che posso notare, evidenziare, è che mi pare di ricordare che Licio Gelli in età avanzata, si è sposato in seconde nozze con una bella signora della Romania, perché anche oggi in Italia sono molti gli uomini che si sposano con le belle donne della Romania, belle donne che vengono da noi a fare le badanti. E Licio Gelli nacque nel 1919, quindi crebbe mentre trionfava il fascismo e partecipò alla guerra civile in Spagna dalla parte dei franchisti, poi partecipò alla seconda guerra mondiale, schierandosi con alterne vicende, un po' di qua, un po' di là. Sembra che in Jugoslavia si sia impadronito di parecchi lingotti d'oro, vabbè, ma lasciamo perdere tutto ciò. Poi è stato il venerabile maestro della famosa loggia P2. Io ricordo quando la loggia P2 si era impadronita del Corriere della Sera, cari amici. Sì, si era impadronita del Corriere della Sera. Corriere della Sera. Il mio povero babbo lo leggeva il Corriere della Sera. Quindi anch'io leggo il Corriere della Sera. E ci fu un momento in cui il Corriere della Sera stava per morire. Stava per morire, il Corriere della Sera stava per morire. Nelle edicole usciva con 3 pagine, 4 pagine. Pensavamo tutti che stesse per morire, questi erano gli anni 80, 1980, stava per morire. E poi si è ripreso, piano piano si è ripreso. Beh, il venerabile maestro Licio Gelli vide l'Italia passare dal regime fascista al regime democratico. Il suo sogno però era quello di istituire in Italia una democrazia presidenziale, fare dell'Italia una repubblica presidenziale, come sono gli Stati Uniti, come la Francia, e sembra che abbia ispirato tante congiure. Lo vediamo implicato in mille processi. Sembra anche che il venerabile maestro Gelli, negli ultimi anni di vita abbia detto che il suo sogno si era realizzato con l'avvento di Berlusconi e probabilmente anche con l'avvento di Renzi, perché la linea di Silvio Berlusconi e di Matteo Renzi è quella di andare de facto, ancora non de iure, verso una repubblica di tipo presidenziale. Io qua devo dire che Piero Gelli è stato processato mille volte, però di concreto contro di lui non è stato mai trovato nulla di concreto, di concreto o di grave, prove non sono mai state trovate. E qua io termino evidenziando che ormai da molto tempo il ruolo della massoneria
non conta più niente, non conta più. La massoneria fu potente nell'Ottocento fu potente la massoneria, ma oggi la massoneria non conta più niente. Oggi contano quelli che sono chiamati gli Illuminati. E chi sono gli Illuminati? Beh, c'è il mio video e il mio video lo metterò nel riassunto di questo video. Chi sono gli Illuminati? Sì, la massoneria non conta più un fico secco, cari amici, oggi, va bene? Quindi ora Gelli, il maestro venerabile Gelli, giace in pace. Ok Paolo? Bene, grazie cari amici, e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.